Siamo nella campagna irlandese dove oggi è stata presentata la nuova Big Resolution Beast, o The Resolution Beast come l'hanno definita, la nuova mirrorless full frame di casa Sony. Parliamo della serie A7R, quindi quella che ha sempre avuto i sensori a più alta risoluzione, ma che questa volta davvero esagera. Infatti abbiamo un sensore 35 mm con ben 61 megapixel a disposizione, un sensore appunto rinnovato, retroilluminato, che promette grandissime prestazioni sul fronte della risoluzione, ma anche su quella della velocità, grazie appunto al fatto di essere un sensore retroilluminato, avere uno strato di memoria che permette di svuotare il buffer in modo molto rapido, una lettura molto rapida del sensore, e anche al processore Bionic X, che ha già ben figurato su tutte le altre macchine precedenti. Per i più curiosi che si potrebbero chiedere, ma così tanti pixel su un formato full frame, quindi 61 megapixel su un 35 mm, il pixel pitch è praticamente lo stesso che abbiamo su una PSC da 26 megapixel, quindi praticamente la stessa dimensione dei pixel che troviamo sulle Fuji XT30 e XT3, che ben figurano dal punto di vista della qualità dell'immagine, quindi questa la potremmo trovare applicata a un sensore full frame con questa nuova A7R4. Una macchina che è stata ridisegnata non solo nel sensore, ma anche nell'ergonomia, ha una bugna più pronunciata per l'impugnatura. Abbiamo delle ghiere riviste, molto bella la sensazione della ghiera di regolazione qui dietro, che è stata un po' ammortizzata ed è molto piacevole al tatto rispetto alle vecchie ghiere che sembravano un po' più plasticose. Abbiamo la possibilità di bloccare la ghiera dell'esposizione, della compensazione dell'esposizione, per evitare di variare la compensazione dell'esposizione in modo accidentale, come poteva capitare ad esempio quando la macchina sfregava contro il corpo quando la portavamo in giro. Abbiamo un doppio slot di memoria, questa volta doppio slot UHS-II, ossia che permette di utilizzare entrambi gli slot le schede, quelle a maggiore velocità, quindi trasferire i video 4K o le raffiche ad alta velocità su entrambe le schede senza doversi ricordare qual è la scheda, quella che dov'è che ho la scheda veloce, dov'è che non ho la scheda veloce, quindi entrambi gli slot sono compatibili con la massima velocità. Video 4K abbiamo detto, praticamente la macchina fa un oversampling a 6K e poi appunto utilizza tutti questi dati per tirare fuori un video 4K utilizzando il formato Super 35, che è circa le dimensioni della PSC, però c'è la possibilità anche di girare in 4K sfruttando tutta la superficie del sensore. Se non vi bastano 61 megapixel, il sensore è montato su un sistema di stabilizzazione a 5 assi che può essere utilizzato per un multi-shot pixel shift. Praticamente cos'è? È una modalità che fa più scatti, a ogni scatto sposta di mezzo pixel il sensore e quindi va a campionare con 16 scatti tutti i pixel su tutte le componenti colori. Quindi abbiamo alla fine un file da 240 megapixel senza interpolazione, senza processo di demosaicizzazione. Quindi ogni singolo pixel dell'immagine è stato letto su tutte le componenti colore. Molto interessante per le foto di architettura, still life, che quindi aggiunge alla possibilità dei 61 megapixel questa super risoluzione. Macchina, come abbiamo detto, che è anche però molto veloce, ci permette di scattare a piena risoluzione a 10 frame per secondo, che sono veramente tanti per una macchina a 61 megapixel. Dei video abbiamo parlato, mi sono dimenticato di dirvi che tra le caratteristiche di questa nuova macchina, che ha la messa a fuoco automatica con il riconoscimento dell'occhio, come già succedeva sui modelli precedenti, però questa funzione la possiamo utilizzare ora anche in real time durante la registrazione video, quindi se stiamo facendo un video a persone veramente non abbiamo proprio più nessuna scusa, non possiamo dire che ha sbagliato a mettere a fuoco, perché metterà a fuoco sempre l'occhio della persona o dell'animale, perché funziona anche con gli animali, il riconoscimento del viso e degli occhi. È stata ridisegnata nell'ergonomia, abbiamo detto, ridisegnato anche il joystick, che ora è più grande ed è molto più comodo da utilizzare per spostare il punto di messa a fuoco, e anche il pulsante AF ON, che serve appunto per azionare la messa a fuoco se la si vuole ad esempio sganciare dal pulsante di scatto, è molto più grosso, è raggiungibile più facilmente, si pigia con più facilità, quindi è molto più comodo da utilizzare.
Quanto costa? Allora, sarà disponibile da agosto al prezzo di 4.000 euro di listino, che la posiziona abbastanza in alto, però appunto diventa sicuramente una full frame che vuole andare a dare fastidio anche all'arena di quelle mirrorless medio formato che hanno cominciato a popolare il mercato. Si tratta di una mossa appunto molto interessante, questa di Sony. Ho da raccontarvi ancora altre cose, le vedrete poi sulle pagine di Fotografi Digitali in ambito audio legato a queste fotocamere, e magari state comunque allerta sul sito, perché prossimamente potremmo avervi da raccontare qualche altra novità.